allontanati e niente, credo che questa sia anche la prospettiva, insomma, quella di, come dire, mettere al primo posto l'unità nella lotta, certamente cercando anche degli sbocchi da parte del sindacale, ma comunque in ogni caso non mollando il colpo, con l'obiettivo di farla finita con questi luoghi di sfruttamento selvaggio e rafforzare l'unità operaria. Riguardo alla solidarietà arrivata dalle altre città d'Italia, sì, oggi? Beh, oggi c'è stata una delegazione di 30 persone da Bologna, 25 da Piacenza, sono arrivati i lavoratori della DHL, dell'SDA di Carpiano, della Number One di Settala e più vari solidali che in questi mesi hanno sostenuto questa lotta. 150 persone hanno manifestato respingendo 3 o 4 tentativi della polizia di rimuovere mano militari il presidio, il blocco che c'è davanti ai cancelli, tentativi che non sono riusciti, e quindi niente, questo è un po' il segno di quello che è successo finora e credo che è il segno di quello che succederà nelle prossime settimane. E l'obiettivo comunque è quello di andare avanti, quindi fino a quando il discorso della nuova cooperativa, diciamo, verrà a saltare, verranno riassunti poi i lavoratori. L'obiettivo è di far sì che venga rispettato un accordo che è stato siglato il 27 giugno in prefettura, che prevedeva l'assunzione immediata di 30 persone e la messa in cassa integrazione a rotazione di altre 30, perché effettivamente gli scioperi hanno prodotto una riduzione piuttosto netta delle commesse e del lavoro. Questo accordo non è stato rispettato nelle modalità che dicevo prima, e quindi l'obiettivo sindacale è quello. Dentro questo obiettivo sindacale c'è un obiettivo più politico, che è quello di fare in modo che anche nella zona altri gruppi di operai comincino ad alzare la testa, ad allargare una forma di coordinamento che poi diventa anche lo strumento fondamentale per reggere lo scontro con i padroni, che come si vede anche questa mattina riescono a disporre, per quanto non sia un'azienda potente, riesce a disporre dell'utilizzo di 50-60 uomini armati per difendere il suo diritto di continuare a sfruttare e di selezionare gli operai sulla base del tradimento. Perfetto, grazie.